Ma il museo di Nola è un obiettivo sensibile per Napoli, per questa guerra. Allora, noi ci auguriamo di no, che non lo sia. Di fatto però bisogna alzare l'asticella e stare sempre in guardia e quindi ci sarà sicuramente una circolare, ma noi non attendiamo la circolare, ma alziamo l'attenzione, facciamo un briefing con il personale e cercheremo di prestare maggiore attenzione alle persone che entrano, ai turisti, ai visitatori, cercando anche di individuare eventuali pericoli. Di sicuro Napoli è invece piena di obiettivi sensibili. In questo momento è ancora ad ottobre piena di turismo e già si stanno verificando degli episodi di fanatismo che dobbiamo cercare di limitare, di bloccare perché non dilaghi Ma Nola è questa voglia. sempre stata una città tranquilla, è vero? Sotto. Questo non bisogna mai dare nulla per scontato in questo campo, bisogna sempre tenere alta la guardia e fare il proprio dovere, quindi al personale di vigilanza io ho raccomandato la massima attenzione, l'utilizzo delle telecamere, seguire tutti i possibili, diciamo, visitatori, cercando ovviamente il pericolo, il rischio è il bagaglio sostanzialmente. Se uno riuscisse a depositare il bagaglio con un po' di aiuto anche, stabiliremo e quindi creeremo un guardaroba quanto prima, appena ci chiederemo le risorse per creare un guardaroba in modo tale da evitare che portino bagaglio, zaini con sé, perché questo poi è un rischio che limita molto il rischio del deposito bagagli per certi aspetti. Poi Quindi ci sono episodi di fanatismo, quelli purtroppo un po' come quelli che abbiamo visto a Firenze, quelli difficilmente li riesci a captare perché sono improvvisi, vengono messi in atto da ragazzi, da persone che abitualmente hanno un comportamento normale, tranquillo, e poi all'improvviso mettono in atto quello che è il loro piano. ma noi nolanici godiamo il nostro Ma museo. certo, noi parliamo solo di prevenzione in questo momento, per fortuna, e spero che rimanga questo il livello.